Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo pronti per creare la nostra Inter del prossimo anno. Se volete gli altri video del genere ragazzi, mi raccomando, spolliciate, fatemi capire che questa format vi piace e che vi piace veramente il fatto che io possa creare appunto la rosa 2020-2021. Quindi ragazzi, mi raccomando, condividete il video, un sacco di mi piace qui sotto, e a 150 like uscirà il calciomercato della Juve, del Milan e del Napoli e così via. Mi raccomando, tanti like qui sotto. Adesso bando alle ciance e andiamo al sodo e partiamo subito con il video. Partiamo subito dal budget, perché 80 milioni ovviamente. L'Inter si è qualificata per la semifinale di Europa League, adesso che sto registrando, è qualificata anche alla Champions League, è arrivata seconda, e 80 milioni credo che siano il minimo per il mercato di oggi per poter creare e ambire sostanzialmente a vincere lo scudetto. E poi soprattutto grazie a tutti questi premi che si hanno in base alle posizioni, credo che 80 milioni vadano bene. Partiamo subito quindi con i portieri. L'Inter ha Handanovic, Padelli, Berni, Rado e Di Gregorio che torneranno dal prestito. Qui farei una bellissima rivoluzione che secondo me ragazzi serve tantissimo. E quindi cosa farei? Di Gregorio ragazzi lo manderei di nuovo in prestito, e quindi a questo punto Berni lo manderei via e farei appunto sostituire Padelli da Rado, quindi Rado diventerebbe il secondo portiere, Padelli diventerebbe il terzo, così da assicurarci un portiere, un portierino pronto a esplodere, e nel caso in cui Handanovic non dovesse essere disponibile non avere paura ogni qualvolta la palla arrivi in difesa, perché è questo che è successo con Padelli in porta, che lo abbiamo avuto per parecchie partite, e sappiamo anche che abbiamo perso parecchi punti proprio per colpa della sua inesperienza. E quindi portiamo Rado, che secondo me è ottimo, e potremmo alternarlo ad Handanovic, proprio come fa la Juventus o il Napoli con Meret e Ospina. E quindi a zero, quindi spendendo niente, perché questi portieri sono i nostri, andiamo avanti. Difensori centrali ragazzi, abbiamo Skriniar, Godin, Bastoni, De Vrij, D'Ambrosio e Ranocchia. Allora, sono ben 6 difensori centrali che sono ottimi per la difesa 3, quindi 3 titolari e 3 sostituti. Io ragazzi sono innamorato della nostra difesa, abbiamo appunto la miglior difesa del campionato. Skriniar ancora non si era adattato benissimo al modulo di Conte, però io lo terrei ragazzi, perché sono innamorato di Skriniar, lo abbiamo scoperto noi, vale tantissimo, lo so, però ragazzi mi piace troppo, io non voglio che vada via, voglio anzi che si abitui a un nuovo calcio che è quello di Conte. Io gli darei un'altra chance il secondo anno, e poi Godin lo terrei perché ragazzi comunque non ha un grandissimo mercato nonostante, dato anche l'età, e lo terrei. Bastoni prontissimo a esplodere, De Vrij il nostro pilastro, D'Ambrosio e Ranocchia ovviamente sono i sostituti che entreranno una volta sì una volta no, però infoltirei, dato che appunto Ranocchia è proprio l'ultima ruota del carro ragazzi, mi dispiace per Ranocchia, però è così, prenderei per 22,5 milioni Kumbulla dal Verona. Si è parlato tantissimo di questo giovane pronto a venire appunto all'Inter, però poi sono inserito a Juventus, sono inserite tantissime squadre, però perché io lo prenderei perché è abituato a giocare alla difesa, con la difesa 3 di Juric nel Verona, e quindi sarebbe perfetto per Conte. Ci sarebbe stato anche Izzo, però secondo me Kumbulla potrebbe anche accontentarsi di qualche panchinetta qui e là, e in questo modo potremmo far riposare uno fra Skriniar, De Vrij, Bastoni e così via, per essere sempre al top. Quindi scaliamo i soldi dal budget, avremo 57,5 milioni di euro e andiamo agli esterni. Allora, l'Inter, con tutti i prestiti che torneranno, ha Asamoah, Biraghi, Young, Dalbert, Di Marco, Perisic, e a destra Candreva, Moses e Lazaro. Allora ragazzi, ricordatevi che c'è anche Hakimi, adesso vediamo un po' come impostare il tutto. Per prima cosa io andrei a vendere Asamoah ragazzi, perché si è rotto e poi non l'abbiamo più rivisto, quindi secondo me c'è qualcosa che non va proprio a livello fisico. 7 milioni il suo attuale cartellino, e quindi avremo 63,5 milioni di euro. A questo punto c'è Perisic che torna dal prestito al Bayern, abbiamo visto che va benissimo, e secondo me 20 milioni il Bayern te li dà subito cash, data anche perché arriverà sicuramente in finale di Champions League, poi non so se gliel'ho mandata, e quindi via anche Perisic.
abbiamo 83,5 milioni. E poi, ragazzi, un'altra cosa importante, dobbiamo scegliere fra Dalbert e Biraghi. Non mi piacciono nessuno dei due, devo essere sincero. Però cosa succede? Succede che, secondo me, se dovessi scegliere uno o l'altro, sceglierei Biraghi, perché ha già fatto un anno con Conte, sa già come adattarsi al modulo di Conte. Invece Dalbert dovrebbe fare tutto da capo, quindi a questo punto prenderei Biraghi a zero, ovviamente, perché noi daremo Dalbert alla Fiorentina. E quindi, senza Perisic, avremo 83,5 milioni e abbiamo Di Marco, che potremmo anche scegliere di lasciarlo, ragazzi. Questo è appunto tutto da decidere. Young, ovviamente, ragazzi, non lo vendiamo perché 35 anni, e a questo punto a sinistra però voglio un giocatore temerario, un giocatore fortissimo che ci possa servire sia in difesa che come esterno. Sto parlando di David Alaba, ragazzi, un giocatore incredibile che a me piace tantissimo. Al Bayern sta facendo benissimo da difensore centrale, quindi voi immaginatevi uno che è sempre stato abituato a giocare a sinistra come esterno, come addirittura anche attaccante, ragazzi, mi ricordo con la sua nazionale, che adesso fa il difensore centrale. Quindi guardate quanto è duttile questo giocatore, abile tatticamente, veloce, forte fisicamente, cosa si vuole più della vita. Infatti costa tantissimo perché sono 60 milioni, ma io, ragazzi, li darei subito al Bayern e avremo quindi 18,5 milioni di euro. A quel punto ricordatevi che viene Hakimi, ragazzi, non lo metto a bilancio semplicemente perché appunto stiamo cercando di mimare quanto più possibile un mercato realistico, e quindi Hakimi è già stato preso, quindi i soldi sono stati già dati prima dei premi, e quindi potremmo lasciare tutto così. Però, ragazzi, secondo me 4 e 4 non va bene, e quindi io fra Di Marco e Lazaro preferirei mandare in prestito Lazaro, perché ancora non lo vedo tanto pronto al Newcastle, non ha fatto benissimo. E poi, ragazzi, ci sarebbe il riscatto di Moses. Io non lo farei, ragazzi, quindi Moses secondo me potrebbe andare via, perché Candreva e Hakimi ci bastano, anche perché Alaba può fare entrambe le fasce, così come anche Di Marco. Quindi secondo me andrebbe benissimo così. Abbiamo anche D'Ambrosio, anche che effettivamente non lo può fare, però secondo me Moses 12 milioni adesso, ora come ora, non li vale. E quindi avremo Candreva, Hakimi, Alaba, Biraghi, Young e Di Marco. Adesso passiamo al centrocampo. L'Inter ha Brozovic, Sensi, Barella, Gagliardini, Vesino, Borca Valero, Agumè, Eriksen, João Mario e Nainggolan. Ho fatto tutto un forfè, ragazzi, perché comunque Conte non predilige tanto il regista, la mediana, cioè in mediana, ragazzi, ha messo molto spesso Brozovic, poi ha messo anche Barella, certe volte ha messo Borca, certe volte ha messo Gagliardini, certe volte ha giocato con la mediana a 2, quindi è un, diciamo, un centrocampo abbastanza ibrido, cambia molto spesso Conte, certe volte gioca con il regista, quindi Eriksen dietro le punte, poi torna al 3-5-2. Quindi, ragazzi, abbiamo bisogno di un centrocampo ibrido, quindi fatto da incontriste, giocatori abili con i piedi, registi e anche, ragazzi, giocatori scattanti e veloci. Quindi Brozovic, Sensi, Barella, Gagliardini, Vesino, Borca, Agumè, Eriksen, João Mario e Nainggolan. Per prima cosa, ragazzi, so che magari a voi non potrà piacere questa scelta, ma io mi vado a riscattare Sensi. 20 milioni io lo voglio riscattare, perché voglio dargli un'altra opportunità. Poi eventualmente, nel caso in cui non dovesse essere all'altezza o comunque cadere di nuovo in questi infortuni vari, ragazzi, lo diamo in prestito a qualcuno e poi fondamentalmente speriamo che si riprenda. Quindi abbiamo, riscattandolo, meno 1,5 milioni, quindi arriviamo al passivo per la prima volta. A questo punto, ragazzi, c'è João Mario. João Mario io neanche lo voglio vedere, ha un cartellino di circa 10 milioni di euro, anzi 11, insomma siamo lì, ragazzi. Comunque, vendendolo avremo 11,5 milioni di euro. E a questo punto, ragazzi, c'è Agumè. Agumè, secondo me, sì, mi piace, ragazzi, però non possiamo tenere Agumè sostanzialmente se vogliamo ambire alla, diciamo, a qualcosa di più concreto. E poi abbiamo Vesino e Nainggolan, che, ragazzi, sinceramente a me non dispiacciono nessuno dei due, però fondamentalmente se dovessi scegliere uno dei due
Non saprei effettivamente chi scegliere, perché Nainggolan sappiamo tutti che caratterialmente non sarebbe apprezzato da Conte. Vesino quest'anno non mi ha convinto troppo, non è il giocatore che può fare la differenza, è un buon panchinaro. Però secondo me, se vogliamo ambire a qualcosa di più, dobbiamo cambiare. Invece Gagliardini, ragazzi, lo sto rivalutando, io credo tutti lo stanno rivalutando, non mi piace, però Conte, ragazzi, Conte lo preferisce a Vesino, quindi c'è qualcosa che non va. Nonno Borca non ha mercato, quindi dobbiamo lasciare Barella, Eriksen, Brozovic e Sensi, io non li toccherei. E quindi Nainggolan ha un cartellino di 16,5 milioni di euro, mentre Vesino intorno ai 18, quindi vendendoli entrambi avremo circa 46 milioni di euro. E quindi cominciamo a fare mercato. È il primo calciatore, e se senza ombra di dubbio voi sapete chi è, prenderei Sandro Tonali. 30 milioni cash per il Brescia, dati al Brescia per prendere Sandrino Tonali. Avremo quindi 16 milioni di euro e abbiamo quindi in mediana già Brozovic e Tonali. Poi ci serve un giocatore, ragazzi, duttile secondo me, alto fisicamente ma anche bravo tecnicamente, che ti dia quella spinta come fa appunto Barella, che sia dotato anche di una certa tecnica come lo è appunto Eriksen. Non so se lo conoscete, ragazzi, però c'è un certo Dombele che è veramente forte forte forte, gioca al Tottenham. 1,81 m, abile tecnicamente, forza fisica devastante, 1,81 m di puro talento, agonismo e forza, ragazzi. Guardatevi qualche video per capire di chi stiamo parlando. Un giocatore che può fare il difensore centrale, CDC, centrocampista e anche la mezzala di destra o di sinistra. Quindi un giocatore davvero molto duttile, costa parecchio perché ha 24 anni, ma io lo prenderei, ragazzi. 45 milioni di euro per prendere Ndombele, ragazzi, e quindi avremo meno 29 milioni e avremo Ndombele, Tonali, Sensi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Brozovic e Borca Valero. Secondo me è un centrocampo perfetto per quello che chiede Conte, perché fondamentalmente, ragazzi, lo abbiamo capito con Eriksen, Conte non chiede tanto la qualità ma chiede la quantità, chiede tanta forza, chiede tanta grinta, chiede che fino al 90esimo si spinga. Infatti ecco perché sta preferendo anche Gagliardini ad Eriksen, o non lo so, ragazzi, c'è molta diffidenza in questo. Però io sono sicuro che con questo centrocampo potremmo fare bene, perché la corsa che vuole Conte c'è, e poi abbiamo la classe di Eriksen, ragazzi, e poi è anche Dombele, vedete che non è male. Quindi siamo a un passivo di meno 29 milioni, non ci resta che passare all'attacco. Nel momento in cui arriviamo in attacco abbiamo Lukaku, Lautaro, Sanchez, Esposito, Pinamonti, Bakayoko e Colidio. Abbiamo di meno 29 milioni, ma 50 ci arrivano dal PSG, che in caso di vittoria della Champions dovrebbe darci altri 15 milioni, ma noi facciamo caso che la perda, quindi siamo a 21 milioni di euro. A questo punto, ragazzi, io ovviamente in prestito darei Bakayoko, darei anche Esposito e anche Colidio, perché secondo me possono ancora crescere, possono ancora fare bene. Però Pinamonti lo terrei, perché secondo me, ragazzi, con la sua stazza fisica può davvero fare il sostituto di Lukaku. Avremo quindi 4 attaccanti, dato che Sanchez l'abbiamo presa a 0, quindi non si tocca nulla. E per finire, ragazzi, prenderei Olivier Giroud. Finalmente darei a Conte un giocatore che lui vuole tantissimo, e quindi abbiamo 2 velocisti che sono Lautaro e Sanchez, e 3 giocatori di spessore, di cui uno, ovviamente Pinamonti, può fare da subalterno in Coppa. Avremo quindi 14 milioni, perché, ragazzi, Giroud costa praticamente nulla, stiamo parlando di 7 milioni, e quindi per me questa è la formazione finale dell'Inter. Quindi difesa 3, ovviamente 3-5-2 o 3-4-1-2 come vedete, quindi potremo avere Skriniar, De Vrij e Bastoni, oppure Godin, oppure abbiamo anche il nostro Kumbulla, quindi si può variare tanto. Poi abbiamo il centrocampo a 5 con Alaba a sinistra, quindi a tutta fascia fondamentalmente, Hakimi a destra, e poi il centrocampo che si può intercambiare con Barella, Sensi e Eriksen, oppure Ndombele, Tonali, Brozovic, anzi più che Brozovic metterei sempre Eriksen, oppure potremmo fare con Brozovic in mediana, Barella e Ndombele, Barella e Tonali. Ci sarebbero tantissime scelte per competere in tutte
le competizioni. E poi l'attacco, ragazzi, Lukaku, Lautaro, e poi più il Sanchez che ti entra a metà partita, oppure il Giroud che ti dà quell'esperienza magari nella partita di Coppa. Secondo me è una squadra completa, perfetta per tutte e tre le competizioni. Io, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che le mie idee vi piacciano. Secondo me è una squadra che può essere ancora migliorata, soprattutto al centrocampo, però ho preferito non fare sparare nomi troppo altisonanti, perché poi potrebbe risultare anche qualcosa di mistico, no? Ad esempio Messi o Vidal, che, ragazzi, Vidal, con tutto il bene che gli voglio, però se ne parla da anni e poi fondamentalmente non viene mai. Quindi mi sa che è un giocatore attaccato troppo ai soldi, quindi questo si vedrà. Ditemi la vostra in questo sotto nei commenti. Mi raccomando, ragazzi, se il video vi è piaciuto, però un sacco di mi piace, spolliciate, condividete il video, attivate la campanella e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, ragazzi, fatelo per me. Se volete essere salutati in un prossimo video, abbonatevi al canale, il costo è 0,99 al mese, quindi veramente neanche un caffè al mese, quindi veramente, se volete potete anche poi disattivarlo in qualsiasi momento. E scrivete sotto nei commenti cosa avreste cambiato in questa rosa e chi vi piace, chi no, chi avreste comprato, chi invece non avreste preso, chi avreste riscattato, chi invece no. Mi raccomando, ragazzi, fatelo, perché sono ben accetti le correzioni e anche dei consigli. Adesso è veramente tutto, ciao da Z Cloud.